Ciao a tutti, eccomi qui con questo sfondo che non vedete spesso, ma ogni tanto sì, perché non ho voglia di sistemare tutto di là e quindi qui è più comodo per provare insieme il fondotinta Close Up Futuristic Foundation di Nabla, che come sapete io acquisto dalla mia amica Laura, che è una bioprofumeria che appunto rivende Nabla. E sono stata molto felice di acquistarlo dal vivo, diciamo, quindi non tramite il sito, perché altrimenti avrei totalmente sbagliato la mia colorazione. Infatti pensavo di essere L20, quindi una colorazione chiara, e invece poi ho provandoli qua sul collo, eccetera, ho capito che la mia colorazione è la L50, come potete leggere qui sotto. E quindi, insomma, meno male, perché altrimenti avrei fatto un caos totale, cioè avrei sbagliato totalmente la colorazione, scegliendone una versione muro. Quindi, ecco, questo è il fondotinta, o meglio, questa è la scatolina, molto elegante e, insomma, classica nello stile Nabla. E il fondotinta promette di essere estremamente fondente, facile da sfumare, in grado di perfezionare l'incarnato con un effetto seconda pelle. Ha una texture innovativa con coprenza media modulabile, un finish matte luminoso e un effetto soft focus. Quindi su una pelle come la mia dovrebbe non fare miracoli, ma quasi. Infatti, lo stiamo provando apposta. Apriamo la scatolina, vi faccio vedere il fondo vero e proprio, che a me ricorda un po' quelli di Charlotte Tilbury. Ecco, sono 30 ml, costa 26 euro quasi. E ha questo erogatore qui, quindi bisogna proprio schiacciare la pancia del contenitore e versarlo sulla mano. Assieme a questo ho preso anche due dei tre pennelli. Ho preso il Precision Powder Brush, quindi quello a fiamma, chiamiamolo così, o a goccia, che serve per applicare la cipria soprattutto nella zona qui sotto. Però secondo me può andare bene anche per sfumare bene bene il correttore qui sotto. E poi ho preso il Foundation Buffer Brush, quello da fondotinta, eccolo qua, che io pensavo decisamente più grande e più denso e piatto. Invece, insomma, è così, ma questo va bene anche proprio per il contouring, il blush, va bene anche per le polveri. E non potevo farmi sfuggire la blender, questa qui, con questo bel fucsia intenso, che come vedete, insomma, ha questo taglio qua. Per amor di patria, in questo video userò anche due dei tre correttori che ho, anche se ve l'ho detto in tutte le salse, su di me sono peggio della peste questi qui, perché segnano tantissimo. Comunque li applichiamo uguale, giusto per fare un video generale. Ok, come faccio sempre io, per metà viso applicherò il fondotinta con il pennello apposito e per l'altra metà con la blender. Visto che ho anche i correttori e ho un'occhiaia un po' segnata, parto applicando un po' di light peach, che è quello che ho appunto dedicato alla zona per il contorno occhi, perché è un po' aranciato. E per farlo uso il Precision Powder Brush, che noi usiamo un po' come vogliamo. Questo è l'effetto con il pennello. Devo dire che è meglio del solito, ma comunque l'applicazione appena
applicato, diciamo appena sfumato, è sempre perfetta, è che dopo un po', o più che altro fissando poi con la cipria è brutta, però va, non male, intanto vedete che l'occhiaia se n'è andata. È molto 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 soffice come pennello e è anche molto snodato, diciamo, segue bene la zona davvero e senza problemi, è davvero super super soffice. Partiamo con il fondotinta e per questa metà io userò il Foundation Buffer Brush. Shakerò un po' il prodotto e ne applico un po' sulla mano in questo modo. Parto con poca roba in modo da eventualmente aggiungerne poi durante l'applicazione. Ok, questa è una sola passata, o comunque insomma, e ho coperto tutta la metà di viso con il prodotto che avevo applicato sulla mano, quindi è bastato. Allora, si sfuma abbastanza bene, però bisogna modellare bene, diciamo, e tirare bene, e perché altrimenti sembra un po' striato, invece se voi proprio lo sfumate bene con il pennello si uniforma. Il colore è perfetto e allora mi avvicino un po', zona pori, direi che li riempie molto bene, come vedete insomma c'è una netta differenza tra qui dove c'è il fondotinta e qui dove non c'è, i pori sono molto più visibili e invece qui direi che insomma sono proprio ridotti ed è ottimo per chi ha questo problema. Il fatto è che se voi avete delle cicatrici di brufoli come ho io in questa zona qui, soprattutto qui, insomma comunque se avete delle cicatrici di brufoli sul viso che quindi rendono la pelle non uniforme e con qualche buchetto, mi raccomando, lavorate bene perché altrimenti il fondotinta entra dentro e si vede la differenza. Quindi se andate a lavorare bene, lo sfumate anche lì e allora è proprio tutto tutto uniforme. Ha una coprenza media che però a me non dispiace, magari in qualche zona occorre insistere un po' perché i segni sono più visibili, però tutto sommato la prova a pennello non è andata male. Il pennello, questo qui, ha una buona grandezza e mi ha perso due o tre setoline, ma vabbè, ha una buona grandezza e anche sfuma bene, quindi promosso anche questo. Ok, ora andiamo di blender, io amo questo tool per il trucco, ne ho tantissime, e io l'ho già inumidita, si ingrandisce e abbastanza. Io devo capire perché quando si compra una blender e si passa per la prima volta sotto l'acqua esce schiuma. C'è un prodotto dentro? Non capisco. Anche qui andiamo a mettere un po' di prodotto sulla mano, più o meno la stessa quantità. Questa blender ha questo taglio che permette proprio di andare anche qui sotto. Però per ora andiamo così e applichiamo tutto. Tell me what is love, then what it is, I really never ever discovered.
questo è l'effetto con la blender e non so perché con questa secondo me si nota un po' di più l'effetto matte luminoso che da poi il fondotinta, perché comunque non è totalmente opaco e quindi dà quell'effetto secco, ha comunque un finish un po' luminoso. Anche con questa si sfuma abbastanza bene, stavo sistemando giusto un po' qui il collo, si sfuma abbastanza bene, insomma, nella media, e però appunto secondo me l'effetto luminoso esce un po' più fuori. Come vedete qui io ho bisogno sicuramente di più copertura e quindi o si va ad insistere con un correttore o con un po' di fondo in più. Proviamo giusto per capire se è modulabile. Sì, un po', nel senso che copro leggermente, ma non è total cover, a parte che su di me neanche i total cover certe volte riescono nell'impresa. Comunque lo sento leggero addosso, ho notato sulla mano che ossida un pochettino, però secondo me ossida di più sulla mano piuttosto che sul viso, quindi alla fine insomma la colorazione c'è e non è troppo aranciata. Finisco applicando un po' di correttore Ivory sotto gli occhi al centro per illuminare. Il naso è sempre il mio punto debole e quindi lì devo insistere un po' di più perché non attacca niente. Ed ecco qua insomma la mia faccia con il fondotinta Nabla applicato. Sicuramente lo stavamo aspettando da tantissimo e è arrivato e è molto negli standard Mr. Daniel, quindi luminoso, non troppo pastoso, non troppo coprente, che però insomma doni appunto un incarnato uniforme, perché è questo che mi sento di dire. Nella parte con la blender i pori si vedono ancora meno, quindi direi che questa è la caratteristica principale, che praticamente il fondo uniformi molto bene anche la grana della pelle, non solo il colorito ma proprio anche i pori, le cicatrici eccetera sono ben camuffate, ecco. Poi un fondo ideale per tutti i giorni, insomma, anche per soprattutto per chi non ha grossi problemi, va benissimo, ne basta poco e dà proprio quel twist alla pelle di luminoso e ben curato, ben tenuto. E insomma, adesso in questi giorni lo proverò per testarne la durata e tutto quanto. Vi ho detto, non avevo assolutamente niente se non la crema idratante sul viso, quindi bisogna capire come funziona con un primer, con una cipria che non sia la sua. Io le ciprie non le ho acquistate, ho solo quelle in polvere libera di Nabla, ma ne ho alcune in cialda e quindi preferisco prima finire quelle lì. Non ho voluto applicarla perché quelle che ho non c'entravano niente con la collezione, quindi proviamo così senza settare. Sono molto stupita del correttore, ma evidentemente insomma con questo pennello si stende al modo giusto. Inizia un po' a segnare perché vabbè le pieghette ci sono, quindi è inevitabile che si vedano, e
vi ricordo che è anche senza cipria, perché secondo me il danno lo fa correttore più cipria sopra. Però intanto insomma si sta comportando bene, ecco. E basta, questo è il video prime impressioni e applicazione, un po' rocambolesco, però ogni tanto sono divertenti anche questi. Fatemi sapere se voi avete preso questo fondotinta. Non è totalmente bio, perché comunque contiene anche dimeticone, quindi i siliconi qui dentro ci sono, e è però cruelty free. Qui c'è scritto cruelty free and vegan. Fate un po' attenzione alle colorazioni, perché io non avrei mai detto di essere un L50, quindi se avete la possibilità di vederle dal vivo, andatele a vedere dal vivo, così non vi sbagliate assolutamente. E io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!